Salve! In questo momento, come vedete, non mi trovo nella mia cameretta di Milano né in quella di Firenze, ma sono partito per un'avventura di 2 giorni che vedrete nei prossimi giorni sul primo canale. Vi capita mai di iniziare una partita su Fortnite, poi distrarvi un secondo, aprire un'altra finestra, andare in bagno, andare in cucina e dimenticarvi di essere partiti? Vi dico la verità, a me capita anche fin troppo spesso, però a volte mi capita pure di registrare quello che succede e stavolta, nonostante noi fossimo atterrati dalla parte opposta di tutti gli altri, quindi alla fine della mappa, sono successe delle cose molto interessanti. Mi ero dimenticato di aver iniziato una partita, quindi siamo atterrati alla fine della corsa dell'autobus e quindi sono dall'altra parte del mondo e quindi la safe è a Moncoli sopra Empoli. Ti dirò, forse è meglio così, almeno non c'è nessuno che ci rompe le scatole. Vedo 2 belle pozioni da 50, ce ne andiamo a 100 di scudo. Dove sta la chest? Sotto? Sono riuscito a farmi danno da solo, sono un genio del male. Andiamo via prima che sia troppo tardi, va? Che partita strana. Chissà che cosa succederà. Ho già capito che arriveremo in ritardo, ma ho le bende. Le bende in teoria dovremmo riportarmi una 75. Però vincere una partita atterrando dall'altra parte della mappa alla fine della corsa dell'autobus sarebbe un video carino, no? Tanto ormai, danno per danno, tanto vale prenderlo. Almeno siamo sicuri che nessuno dentro la safe ci romperà i coglioni. Forse, non ne sono ancora sicurissimo. Safe raggiunta. Woohoo! Mettiamoci le bendine. Torniamo a 75 di nuovo. L'altra safe è a spiagge Snob, lontanissimo da noi. Grazie. Abbiamo quasi raggiunto la top 10 senza fare niente, senza muovere un muscolo. Ricordatevi, non importa quanto siete scarsi ad un gioco, ci sarà sempre qualcuno più scarso di voi. Siamo alla larga dalla città. Tanto siamo praticamente arrivati al massimo. Posso controllare questa casetta, anche se secondo me ci troviamo ben poco. Fucile a pompa, normale. Vai, prendo. Stanno costruendo, attenzione. Dai che lo cecchino. Quasi. Circumnavighiamo la montagna. 10 rimasti, non ho ucciso nessuno. Bella roba. Oh, proprio sopra spiagge Snob, incredibile. Una chest. Scaracca leggendario, boom. Non è vero. Il medikit però, attenzione, torniamo a 100. Abbiamo rimediato al nostro stupido errore. Non trovo nessuno. Dove diavolo sono? Hello? C'è nessuno qui? Non ho neanche tanti colpi purtroppo. C'è qualcuno, raga. Sa che voleva prendere questa il nostro amico. Baby, look at this. Siamo in zona sicura? Per adesso sì, la prossima è sopra le spiagge Snob, incredibile. 6 giocatori in uno spazio così ristretto. Io in casa non ci metto piede. Anche uno gnomo malefico che fa casino. Io ho paurissima, raga. C'è qualcuno, eh? C'è qualcuno qui vicino a noi, raga. Zitti. Ha pochissima vita, eh. L'hanno ammazzato, raga. Hanno ammazzato tantissimo là sopra. Chiudiamo tutto quanto. Vediamo se aveva qualcosa di buono il nostro amico. Il medikit. Sì, il medikit è tanta roba. A questo punto recuperiamo le pozioni. Faccio il cambio di fucile a pompa, dai. C'è qualcuno qua? Oddio. Incredibile. Arriva la safe. Sempre più stretta. Ok, l'altro è fuori dalla safe, eh? Chiudi sta cazzo di porta! No! Impossibile! Non ci voglio credere! Ti odio con tutto il mio cazzo di cuore! Tranquilli, so benissimo di non essere ancora un giocatore molto bravo di questo gioco. Sto imparando piano piano i meccanismi e sto imparando piano piano a sostenere anche la pressione. Ci sono andato davvero così vicino a portarmela a casa, ma purtroppo non sono riuscito a vincere il combattimento finale. Una cosa però posso garantirvela: nei prossimi giorni arriveranno tante vittorie reali, non solo da solo ma anche in compagnia. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Qua sempre tutto. Sì, lo so, ho mancato tutti i colpi del fucile a pompa alla fine. Faccio abbastanza pena. Cercherò di migliorare.